Ai ai ai. Lei mi sembrava buona. Sì. Lei mi sembrava buona. Sì. Questa palla della Chiesa sembrava sulla riga. Chiama invece l'out il giudice di linea 0-15. Non protesta la canadese. È rimasta un attimo perplessa, ma ha accettato il verdetto del giudice Adriano. Questa è un po' troppo rischiosa questa palla qui. 15 pari. È rimasto sul nastro. È un po' calata Gabriella, che cosa è successo Adriano secondo te? Ma ha giocato molto bene la Chelesi il game precedente, adesso lei è ancora fritta, ho visto che ha dato uno sguardo al suo coach in tribuna. Mi sembra come un po' ferma di gambe. Sì, si muove un pochino peggio adesso. Poi siamo a 40-15 a favore del canadese, undicesimo gioco del secondo set. In questo momento in campo. 40-30. Stiamo rivedendo lo scambio appena concluso. Qui c'è il lob che viene portato fuori dal vento, oltretutto. Guarda che bello, si fa vedere la regia, lo gullet, lo pallone d'oro. Gullet. Credo che se la sognerà la notte la Chelesi, questa palla che è rimasta lì. È una giocata bella, lo rivediamo qui. Adesso invece abbiamo Gullit col pallone d'oro. Per un attimo ho visto le treccine e ho pensato a Noah. Sì, c'era Noah, Gullit e la Chelesi, insomma un doppio misto. Siamo 40 pari in questo game con il servizio la Chelesi. Sì? Ti rubiamo, ti scippiamo un po' di linea per presentare l'inizio delle partite, poi dopo ci chiami anche tu, se per esempio, soprattutto se pareggiasse adesso. Adriano, sì. Sono Albert, ciao. Ciao, come stai? Volevo chiedere una cosa, io ieri ho visto su non so che televisione, a Forest Hill, la semifinale fra
un americano giovane contro un neozelandese vecchio, no, ha 18 anni, è andato in finale, giocava contro Christine. Si chiama Gassi. Ed è straordinario. È straordinario, dici? Dico che giocava contro Pistolese al primo turno. Dunque siamo vantaggio da Chelesi, ha fatto un bel turno. Allora, aspettiamo che finisca il gioco. Sì, siamo vantaggio. Sempre sul 5 pari nella seconda partita, il vantaggio per la Chelesi che sta servendo. Signori, silenzio per cortesia, il gioco continua, grazie. Undicesimo game, passa a condurre 6-5, dopo il cambio di campo sarà la Sabatini ad andare al servizio. La Sabatini si è un po' complicata veramente la vita in questo game, non trovi Adriano? Adriano? Sì? Me la riprendo, ti rubo questi cambi di campo e poi dopo casomai mi chiami la linea come hai fatto adesso con grande tempestività. Okay. Senti, allora... Il vizio di Abbe è la coerenza. C'è un richiamo, sì, no, vabbè, si sa, sempre stato tifoso di UEFA. Dunque, c'è un richiamo dal tennis, credo, Adriano, Ivana. Qui si sta vivendo un piccolo dramma, nel senso che sul servizio del Sabatini 5-6 per la Chelesi e sullo 0-15 il giudice ha chiamato fuori una palla della Chelesi. La Chelesi è andata a protestare dal giudice di sedia, ha fatto anche due lacrime, credo. Due lacrime della Chelesi? Sì. Manna, non, guarda, non colpo ci si crede. Colpo di scena un po' italico. Colpo piccolo di dramma. Piantarello della Chelesi. Piantarello, subito sminuire. Sta vincendo 2-0. Esatto. E adesso sbaglia, si innervosisce, oltre misura passa a condurre la Sabatini 30-15. E adesso è un pianto di rotto però, eh. Ma non lo so, una posizione strana questa. Piove come a Milano. Piove. Piove a Milano? Piove a Milano e Milan Juventus. No! Che succede? Ha segnato la Fiorentina, credo, sì. Dalle urla. Dichiara. Allora, Fiorentina 1, Napoli 0, mentre batte la Sabatini. Sei un po' disunita, sì. La Sabatini le fa piangere le sue avversarie, ricorderemo Fiorentina-Napoli 1-0, l'incontro con la Diaz concluso in un mare di lacrime della Diaz, si è anche lamentata per l'arbitraggio. E si va al tie break, 6 pari. Sabatini, 6 giochi pari, tie break. Inizierà a servire la Chelesi. Oliviero, perché non fai adesso tu un pronostico? Mi senti? A fare un pronostico. Sì. Beh, al Sabatini, la Sabatini comunque. Va bene. Perché vuoi tutto il programma per te a questo punto qui, già lo so, col calcio. No, per la schiena della Sabatini che abbiamo detto essere al di sopra di ogni sospetto. Vabbè, chiedi a una ragazza non ti vedo. Grazie. Thank you.
Sabatini. Sabatini che andrà adesso ai suoi due turni di servizio. Grazie, quindi con tutte le partite così. Fortuna la Chelesi, si ferma sul nastro la pallina e poi decide di cadere nel campo della Sabatini, uno pari in questo tie break del secondo set, tie break che potrebbe essere decisivo per questa finale. Giustamente su una palla molto listata a favore di vento e Gabriella non poteva fare altro. 2-1 per la Chelesi che ora va al servizio. 2-1 per la Chelesi, sì, esatto. Lascia condurre il gioco alla Chelesi, la Sabatini subisce un po' il pressare dei suoi colpi. Non dovrebbe cominciare a comandare lei, Adriano? Doveva farlo già prima, mentre che la Chelesi adesso gioca molto lungo e controvento, Gabriele, per cui si trova in difficoltà. Questo punto è importantissimo. Stupidaggine. Errore non forzato, come qualcuno lo chiama. 3-2 per la canadese, al servizio Gabriella Sabatini. Ancora un punto, poi ci sarà il cambio di campo. Al tie break si cambia ogni 6 punti. Gabriella, siamo 4-2 per la Chelesi. Si cambia campo. Gabriella giocherà adesso a favore di vento, che è un vantaggio, specialmente quando si comincia a essere un po' stanchi. E lo sono tutte e due le ragazze a questo punto qui. Giocano ormai da un'ora e quasi 2 ore. Quasi 2 ore, sì. 1 ora e 56 minuti. Quattro tre per la Chelesi.
Signori, silenzio per cortesia. Grazie. Ancora un errore. Recupera Gabriella su 4 pari al tie break. Confligge l'errore la Sabatini. 5-4. Siamo 5-4 per la canadese al servizio Gabriella. Bella lotta, ci rivediamo al rallenti tutta la grinta della canadese. Ci direi che in questo secondo set c'è un grande agonismo in campo, una grandissima tensione si respira proprio anche qui sul centrale. Sono tutte e due attaccatissime al punto, si vede con una grande grinta. Bravissimo tutti e due ragazzi, hanno fatto uno scambio molto molto duro, ha vinto poi la canadese, la rivediamo a rallenti. Vediamo Gabriella. 6-4, 6-4, canadese. Il recupero è staccato. Adesso c'è ancora in diretta, 6-4 la canadese a al servizio la Sabatini. 2 set point. Signori. A Gabriella! Giudicandosi questo tie break per 7-4. 1-1 mi pare come pronostici fra di noi. È meglio stare zitti la prossima volta. Va bene. E quindi grazie. Le degli internazionali d'Italia sono sull'1 pari. 30-15 per la Sabatini al servizio, ora 40-15. Le due tenniste si sono strappate vicendevolmente il servizio nei primi due game. Ed ora la Sabatini ha messo... Questo è il pavolo della Sabatini, il quadrato, il pappo della Sabatini. Una Sabatini un attimo deconcentrata all'inizio della terza partita, che invece poi ha ritrovato grinta e determinazione, una Chelesi che non molla, assolutamente sta, soprattutto dal punto di vista agonistico, crescendo moltissimo questo match. Thank you.
corta. Adesso è inquadrato Jimenez, il coach Sabatini insieme a Gianni Cleppo, un po' spelacchiato. Se ti sente. Sabatini 2-1, dopo il cambio di campo sarà la Chelesi ad andare al servizio. Chelesi che mi sembra zoppicare leggermente. Ha accusato nell'inizio del tie-break un leggero dolore all'inguine. Io non volevo dirlo, perché dopo... No, si sa mai, sai che non errai. Si può dire l'inguine? Credo che sia consentito, sì. All'inguine sinistro. Adesso vediamo, mangia, cosa mangia? Frutta. Sì, sembrava del cocco. Rivediamo il punto di prima, rallentato. E la palla è fuori. Ricordiamo il punteggio fino a questo momento. Dopo il cambio di campo andrà al servizio la Helen Chelesi. Per lei 1-6, 7-6, 1-2. Questa finale degli internazionali d'Italia. Una finale che l'anno scorso vide impegnata Steffi Graf contro proprio Gabriella Sabatini, vinse la Graf in 3 set. Prendere posto del ed ora la canadese, 19 anni, ha l'occasione di riportarsi in parità e quindi di continuare a combattere fino alla fine con la Sabatini. È la grande occasione, quella di sconfiggere l'Argentina, non l'è mai riuscito. Le due tenniste, lo ripeto, si sono incontrate 3 volte, tutte e 3 le volte ha vinto la Sabatini, sia sulla terra rossa che sul cemento. Lungo l'attacco di dritto del Chelesi, 0-15. È una bella combattente questa ragazza, però, eh? Signori, per cortesia, silenzio. Infatti, se non ricordo male, i giornali italiani la paragonavano per carattere alla nostra Reggi. Combattiva, aggressiva. In campo, naturalmente. Doppio fallo, 0-30. Sembra un po' stanca questa ragazza. O ha molto male veramente la gamba. La gamba sinistra e la gamba d'appoggio nel servizio. Quindici trenta. Non sembrava così impegnativo questo match all'inizio per la Sabatini. Un po' se l'è complicato lei il match, un po' questa Chelesi, non bisogna sottovalutarla assolutamente, è un leone. Molto brava, è brava, molto brava in questo dritto. 30 pari. Questo è migliore. 30 pari, 21. Bruttissimo errore questo. 30-40.
Abbiamo un break point al quarto gioco del terzo set. E fa fatica la Chelesi a servire con la gamba d'appoggio sinistra che gli fa male. Signori, per cortesia. Bellissimo rovescio di Gabriele Sabatini, è fatta condurre per 3-1 ed ora andrà al servizio e la Chelesi accusa la fatica. Lo rivediamo qui al vantatore. Eccolo qua il rovescio. Vistosamente Ellen Chelesi 15-0 sta finendo quasi. Quindi ci fai.